ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Sì, sì, lo devo dire, lo devo dire, lo devo dire, lo devo dire. Paola. Ciao, Luciano. La donzelletta viene bello. Dalla campagna, sul calate, se lo diceva, ma beh, non ne sa. Ma il sabato no, del villaggio. O meglio, non me ne ricordo altro. Allora cantami sabato pomeriggio di Baglioni. Ah, oh, che bello. Passerotto, non andare via, sì, vabbè. Il gobbo dei recanati, sì, Baglioni no. Eppure come anche no, quelle sono poesie. No. Certo, è vero. È vero, Baglioni ha scritto delle canzoni bellissime, che io sì. Ho sempre detto che i testi di Baglioni sono dei film. È vero. Quindi ti fa vedere, immagini subito, immagini un film. Non sarebbe tanti autori hanno questa dote. Facilissimo, infatti. Secondo me, per fare dei videoclip, creare dei videoclip delle canzoni di Baglioni. È un film già, come leggi il testo non c'è bisogno di fare un plot chissà di che tipo. C'è già la scenografia scritta. È come questa canzone scritta da Luciano Nelli con Mario Fabiani, che si chiama Vivi. Vivi. Nella quale Luciano Nelli ha detto come messaggio subliminale: vivi, virgola, cogli l'attimo. Sì, carpe è vero, diem. Carpe diem. Vabbè, è giusto, sì, perché tanto bisogna vivere. Poi c'è comunque in amore. Alla grande, vivi, prendi l'attimo e vivi in amore. Ecco, non pensare a il diman, non c'è certezza, cogli l'attimo. Cogli l'attimo, come dire, ecco, se dobbiamo cogli la prima mela. E andiamo. Dobbiamo farlo, facciamo e buonanotte al secchio. Ecco, non volevo che giungesse a questa conclusione. Vabbè, dai, ma nella canzone non è proprio così, la canzone è romantica, dai. Vivi da Luciano Nelli per voi. E allora lasciate andare per questa volta. Come il vento accarezzare la tua pelle, sciogliere i capelli e poi stringerti forte, dopo non lasciarti più. Ma non stringere troppo forte e nemmeno puoi lasciarmi scivolare via. È un equilibrio molto fragile. Ma è facile, non è possibile sbagliare proprio mai, mai, mai. E allora lasciati andare per questa volta. Sarà un errore, ma chi se ne importa. Prenditi il meglio senza pensare. E se fosse amore, amore sarà. Non ti fermare, vivi l'istante oramai. Lasciate andare per questa volta, sarà un errore, ma chi se ne importa? Prenditi il meglio senza pensare, e se fosse amore, amore sarà in ogni istante una grande emozione, e se fosse amore. Una bella canzone dall'orchestra di Diego Zamboni, che ci fanno ascoltare 50. A volte litighiamo, facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, perché insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. Passeranno gli anni, saremo genitori e dopo.
tempo nonni. Questa vita che diventerà una favola, un sogno realtà. Passa il tempo, passa, scorre, se ne va, ma nessuno ci dividerà. 50 sono gli anni volati via, è stretta la tua mano nella mia. A volte litighiamo, facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, perché insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. 50. A volte litighiamo, facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. A volte litighiamo, facciamo pace poi, ma è grande ancora la voglia di noi, perché insieme il tempo ancora ci vedrà per altri 50. Tu, che sai fa? E andiamo a vedere che sai fa, dai. A me mi fanno morire i giudici, quindi io sono il top. A me mi bastano i giudici. Ma infatti sono i giudici di un talent shock, non show. Tu che sai fa? Tu che sai fa? Tu che sai fa? Che sai fa? Oh, bella che sei, come ti chiami? Giovanna. Da dove minchia arrivi, eh? Vengo da Cerreto Guidi e vi voglio raccontare una barzellettina in dialetto bolognese. L'Arturo portala dal Gigia, la sua moglie, dal dottore. Dice: dottore, senta, la mia dal Gigia è messa male, mi sta sempre male, non so più cosa fare, me la visiti per piacere. Il dottore chiamala da Gigia, la visita tutta ben bene, dopo che l'ha visitata richiama Arturo e gli fa: senti, io te l'ho visitata, secondo me ti conviene portarla a Rimini, la porti sulla spiaggia, fai una bella buca nella sabbia, ce la metti dentro e poi la copri tutta ben bene con la sabbia. Mo davvero, dottore, ma mi guarisce così? Guarire non ti guarisce, però intanto si abitua a stare sottoterra. Allora c'è un ragazzo, siamo in Sardegna, a Cagliari, va in farmacia e fa: senta, al farmacista, senta, vorrei dei pannoloni grossi per mio nonno, perché si fa la pipì addosso. Ah, ho capito, suo nonno è incontinente. No, è qui a Cagliari. Tu che sai fa? Che sai fa? Che sai fa? All'Ikea, all'Ikea. Lo balliamo l'Aligali? Lo balliamo l'Aligali alla grande con Nino e Deninos, con Desiree, con Lori. Lori e con ovviamente il Nino. Il grande Nino. Grande, è una bellissima idea. Tra l'altro Nino ha preparato ultimamente una cosa che non c'è ancora il videoclip, però sta lavorando per noi. Sta lavorando su una cosa, la canzone è molto simpatica, molto carina e molto anche attuale. Si chiama Il Tasso. Ah. Il Tasso. Tasso. Che sarebbe, il tasso sarebbe il maschio delle tasse, capito? Ah, ecco, ha trovato il maschio alle tasse, come si chiama? Ma è tutto. Quindi un programma. Lo creeranno una canzone ancora. Simpaticissima, vedrei che presto, appena ci sarà il videoclip, ci sarà veramente da ridere. Da ridere, da ascoltare, tra l'altro un bel reggae, quindi si è anche da ragionare un po', anche un bel ballato, bravo. Nino fa anche ragionare. Fa anche sì. Ragionare. Intanto però andiamo ad ascoltare il suo successo all'Ikea. Sono andato all'Ikea e ho comprato uno zerbino, pino, pino.
la veneziana, Ana, Ana la veneziana, Pino, Pino lo zerbino, Dina, Dina la pendina, bello, bello lo scabello, Dario, Dario il lampadario, Lino, Lino il tavolino, lento, lento il mobiletto. D'Ikea e ho comprato una forchetta, etta, etta la forchetta, Ana, Ana la veneziana, vino, vino, lo zerbino, Dina, Dina la tendina, bello, bello lo scabello, Mario, Dario, lampadario, Lino, Lino il tavolino, letto, letto il mobiletto. Andato all'Ikea e ho comprato un lanciarazzo, azz, azz, lanciarazzo, etta, etta la forchetta, Ana, Ana la veneziana, vino, vino lo zerbino, Dina, Dina la pendina, bello, bello lo sgabello, Dario, Dario il lampadario, Lino, Lino il tavolino, letto, letto il mobiletto. Da Ikea trovi tutto, ma proprio tutto, ma smontato. Solo una cosa trovi già montata. La... Andiamo a intervistare... Andiamo, Luciano? Andiamo a intervistare l'artista di oggi. Vai così, Paola. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista. E oggi intervengo io, anche se ti abbiamo già conosciuto, cara Silvia Nelli, già in questi tre giorni che ti ha intervistato la Paola. Con abbiamo piacere. Già scoperto molte cose del tuo romanzo e qualche cosa hai raccontato in qualche modo sia nel tuo romanzo che proprio qui come intervista anche della tua vita, e io sono felicissimo di averti qua con noi. Grazie. Adesso però noi, siccome anni addietro avevamo una nostra trasmissione che si chiamava Sì o No, e noi abbiamo una rubrichina dove tu dovrai rispondere sì o no, ma è una cosa okay. molto semplice, quindi è anche per entrare un po' così, dico per qualcosa. farti conoscere, vinci il super sì o il super no. Vai. Allora, amore? Sì. Sì. Ecco, romanzo, dai, sì. Gelosia? Sì. Sì. Fast food? Tanto, posso dire tanto al possibile. Ristorante però è meglio. Anche. Allora, musica lirica? No. Liscio? Sì. Sì, meno male. Ma. Jazz? No. Sei fedele? Sì. Prova a dire di no. Non lo dice nessuno. Ma tanto non sarebbe nessuno, guarda. Allora, sei invidiosa? No. Sei golosa? Sì. Sì. Politica, sì o no? No. Niente, ce ne frega niente. Sei credulona? Ni. Sei un tipo organizzato? Sì. Sì. Sei puntuale? Sì. Sì. Vai a ballare? No. No, non molto. Ormai ci siamo visti un paio di volte. Nella civiltà. Puoi andare. Ma dai, quasi. Allora, i balli di gruppo, sai quelli che vanno tutti avanti? Sì. Tutti, ti piacciono? Sì. Ah, buon per te. Pensi di avere un cattivo carattere? No, ecco. Sei pignola? Ni, dipende in cosa. Vabbè. Sei vendicativa? No. Sei allegra in genere? Sì. Sei romantica? Sì. Assolutamente, sennò come si fa a scrivere dei libri se uno non c'ha. Credi nell'amore eterno? Sì. Colpo di fulmine, pum, vedi una persona, no. Boom. No, non ci credi. Viaggi ti piacciono? Sì. Sì. Preferisci il mare o la montagna? O il lago? Mettiamoci anche il lago. Il mare. Senti, quando magari se vai a ballare qualche volta, ti piacciono di più i locali o le feste di piazza? Le feste di piazza, c'è più gente, più movimento. Inutile chiederlo, ma tanto tutti mi rispondono quasi uguale. Estate o inverno? Estate. Estate, è chiaro. Sai ballare? No. No. Sono proprio negata. Vabbè, non ci interessa, perché tanto
tu non sai ballare, però sai scrivere molto bene. Quindi alla grande. E fa, io direi di fare un bel applauso a Silvia Nelli. Che non è solo una situazione di parentela, non è solo una cosa di parentela, ma è anche proprio una cosa di simpatia. E soprattutto io sono molto felice, perché come si dice a volte, la pera non cade mai tanto lontana dall'albero, voglio dire, un animo artistico ci deve essere sempre. Quindi probabilmente noi in famiglia ce l'abbiamo. Poi che si sposta. Senti, hai dei progetti dopo questo libro, che adesso sicuramente, come si fa per trovare questo libro? Si trova in vendita sul sito ilmiolibro.it. Oppure basta richiederlo a me attraverso anche il mio profilo pubblico di Facebook, eccetera. Hai dei progetti, a parte questo libro, di crearne altri, di andare avanti magari nel futuro? Come romanzo non lo so, ho detto a lei di no anche l'altro giorno. Perché questo libro è un po' autobiografico, se vogliamo. Esatto, era come se dovessi mettere un punto a una parentesi importante della mia vita, quindi non lo so. Per ma invece quanto riguarda secondo romanzi, me, anche no. Come ho sentito gli altri giorni che ha detto la Paola, secondo me uno che inizia poi magari si può mettere lì a inventare proprio di sana pianta, come faccio io stesso con alcune canzoni, non necessariamente sono autobiografiche, tanto sono sicuramente andrò così. Avanti con le citazioni, col profilo pubblico, quello aiuti anche gente, però magari riuscire a fare anche qualche romanzo, che ne so, magari inventandoti altre cose. Mi è più difficile. Altre vite. Però prova a pensarci, sì. Perché secondo me il tuo libro è molto bello, molto carino, quindi consiglio a tutti voi magari di avere l'occasione di poterlo leggere. E appunto si chiama Una strada verso casa. Una strada verso casa. Lei è Silvia Nelli e noi siamo felicissimi e orgogliosi di averti ospitato grazie. Qua da noi. Grazie Silvia. Silvia grazie Nelli. A voi. Ciao. Grazie. Jukebox dediche. Jukebox dediche. Vediamo chi ci scrive. Ci scrivono oggi. Dalla Valle d'Aosta. Dalla Valle d'Aosta. Pensa a te. Francesca. Che vuole dedicare a Enzo e Paolo. Allora, dedico ai miei amici Enzo e Paolo Vita e cantare di Luciano Nelli. Loro non smettono mai di cantare, anche se sono stonati. Ma a me va bene così, Francesca. Vabbè, ma farli cantare. Giustamente Vita è cantare Vita di Luciano Nelli. La riguardiamo e la ascoltiamo anche volentieri. Nel 2008, Luciano. Dalle loro parti cantano quel mazzolino di fiori che viene dalla montagna in Val d'Aosta. Del 2008, questo, se non sbaglio, è un filmato dove cantano tutti i ragazzi di una scuola di canto. Siamo in uno studio di registrazione dove tutti cantiamo. Io ho scritto questa canzone proprio per dedicarla a questi ragazzi di questa scuola. Ed è stato un bel successo. Bello anche vederli crescere. Perché poi lì c'è per esempio un paio di ragazzini bambini che poi invece adesso sono dei giovanotti. Insomma, qualcuno delle di ragazze. Loro ha anche continuato l'attività. Poi qualcuno ha preso altre strade, come spesso succede. Veramente sono felicissimo. Allora. Grazie per avermi chiesto questa canzone, davvero grazie. Vita e cantare. Jukebox dediche. Farvi sentire degli eroi. Cantiamo perché il canto per noi è vita, e della vita è il meglio che ci dà. La vita è cantare, cantare insieme per tutti noi, sperando che arriverà.
E arriva Joselito, soprattutto Demis in questo caso, che ci fa ascoltare e ci fa vedere al ritmo col buio. Vai così. Siamo un ritmo soltanto, al ritmo col buio, che scopre la nostra complicità. Siamo nudi, siamo pioggia col sole, diamo il meglio di noi. Volano parole, si accende la speranza di un amore che non c'è stato mai. Non andare via, rimani ancora, sei l'arcobaleno che mi colora qui nel mio cuore, non piove. Sei la mia canzone, ora ti sento, muove l'emozione e ti riprendo per ripartire in questa notte che segue un ritmo lento, il ritmo è sveglio, il ritmo è piena armonia. Siamo un ritmo soltanto, al ritmo col buio che scopre la nostra con questo. Ciao, vi amici. Salutiamo, vi diamo un bacione, vi diamo appuntamento a domani. Votate, vi raccomando, votate. Andate a ballare soprattutto stasera, perché ballando si vive meglio, e votate la canzone Regina del mese di maggio ai numeri che vedete in sovraimpressione, sì, come WhatsApp o SMS o una mail. Alla mail che vedete in sovraimpressione. Per quanto ci riguarda, domani. Io e Paola vi aspettiamo Belloni, domani, lei, Luciano Nelli e lui, Paola Belloni, lei, e ritornelli, no, siamo lei. Tutti noi. Ciao a domani, a tutti, ciao. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.